Buonasera ragazzi, allora, altro 2-0 contro il Cagliari, partita piuttosto tranquilla, gestita, si può anche dire. Allora, anzitutto iscrivetevi al canale, mi raccomando, vorrei arrivare a 3.000, ma tanto so già che sto sognando, per arrivare a 3.000 mi ci vuole una vita. Però, si scrive uno, si scrive l'altro, tutto sommato, almeno arrivare a 2.800, arrotondiamo, poi mano a mano, non sarebbe male. E chiuso parentesi, Inter che mi è piaciuta abbastanza a tratti, più o meno è stata quasi come contro il Monza. A un certo punto abbiamo gestito forse un po' troppo la partita e abbiamo rischiato qualche imbucata. Quando è entrato quell'altro lì, Luvumbo, ho visto proprio i sorci verdi, per così dire, che cosa qua arrivava, non si fermava, poi si buttava, ancora un fischio a rigore, non si sa mai. Comunque, abbiamo un po' rischiato, ma comunque è ovvio che non è che puoi pretendere di dominare le partite. Non le ammazziamo mai le partite, purtroppo, perché su 2-0, quarto d'ora alla fine, sei comunque ancora in bilico, perciò. Comunque, un gran gol di Dumfries, su assist di Thuram, un assist comunque che, caspita, non avevo visto che Dumfries entrava lì, quindi qualche schema in allenamento è stato effettivamente attuato in partita. E poi il solito Lautaro che la butta dentro, un gran gol anche quello, tutto partito da Thuram. È una seconda punta, cioè ragazzi, ho un'ala e una seconda punta, non è una punta. Cioè, ma oggi è la dimostrazione, no, ancora una volta non ha fatto un tiro allo specchio della porta. Quindi il che cosa significa? Che non è un numero 9. Lui c'è un numero 9 della maglia, ma non è un numero 9. C'è poco da fare, perché è così. Cioè, forse non sarà colpa sua, non lo so. Però davanti rende poco. Quella volta lì che lì, in limite dell'area, che deve saltare l'uomo, non lo fa mai. Non ci riesce. Io rubo la palla, è girato, spalla la porta, a volte gliela fregano, a volte la scarica dietro, la scarica a fianco. Lui è quel tipo di seconda punta, trequartista no, ma diciamo più forse un nato come esterno, non lo so, vabbè, comunque preferivo Arnautovic come titolare. Difatti poi Inzaghi ha confermato la formazione di quella contro il Monza. Poi a me, di quelli che mi sono piaciuti di meno, Mkhitaryan, insomma, adesso ho avuto una botta, ma che poi l'ha tolto, è stato ammonito. Infatti poi Inzaghi attacca, l'ha tolto, ha messo Sensi. Sensi che ha toccato qualche pallone, pochi minuti. Infatti ha detto, ma caspita, non lo mette neanche oggi. Quindi già lì avevo sospetto che forse l'Inter non vuole puntare su lui. Poi da qua a fine settimana, primo settembre, che finisce il mercato, bisogna ancora vedere cosa succede. Però, poi come altri giocatori, mi è piaciuto tanto Bastoni, De Vrij, ha giocato bene, insomma. Anche Sommer ha fatto dei buoni interventi, soprattutto sul tiro di chi è che era, non mi ricordo, Shumordo, no, chi è che aveva tirato lì? Di Pardo, mi sembra. Ha fatto un tiro che praticamente sembrava dentro, cioè, stava a vedere che mo per una cagata subiamo gol. E difatti tante volte mi sono subito gol così, al di là del palo di Lautaro nel primo tempo e il palo di Çalhanoğlu nel secondo, che Çalhanoğlu mi è piaciuto già di più stasera, quindi potevamo ammazzare la partita. Non l'abbiamo fatto, l'abbiamo gestito, non abbiamo subito gol. Oh ragazzi, bisogna ottenere 3 punti dove si può, in qualunque maniera. Quindi, secondo me, è un Inter che può tranquillamente lottare per il campionato, ma quello già da almeno 3-4 anni che può lottare per il campionato. L'anno scorso ci siamo persi un po' per strada, quel mesetto lì di marzo-aprile. Quest'anno speriamo di reggere, di lottare fino alla fine per il campionato, è solo quello, che poi alla fine sappiamo che sono 8-9 mesi di questa stagione lunghissima e quindi non sai mai come, in che condizioni ti trovi. Comunque, buona anche la seconda, siamo a pari punti con Milan e con Napoli, adesso è ancora presto per dare delle valutazioni sul campionato, però deve partire bene e avere una squadra convincente. I subentrati non mi hanno convinto molto, ma anche perché sono entrati poi neanche poi tanto presto, intorno al 70esimo, quindi Cuadrado ha già provato un po' a fare qualche guizzo, anche Arnautovic, insomma Arnautovic comunque
sempre pesante, comunque si fa sempre vedere, sentire, cerca sempre il passaggio veloce, insomma. È un Inter che gioca come deve giocare, insomma, qualche movimento senza palla, insomma, è importante anche quello. E Barella mi è piaciuto così così, che a me mi fa imbestialire quando tira così a muzzo, prende, arriva e tira come tira, cioè non puoi sempre tentare il tiro al volo, è più difficile, è difficile segnare sempre così. L'ha fatto, ma in passato con l'Inter però può gestirla anche un po' meglio, vabbè, ma quello se proprio non sta a guardare la sbavatura di questa partita, però comunque alla fine tutto sommato non possiamo lamentarci, non si può stare per forza al 100%. Buono così, buono così. Prossima con la Fiorentina avremo già una squadra sicura, perché adesso c'è ancora sto Pavard, adesso doveva concludersi oggi, ovviamente mica si è concluso ancora, bisogna vedere, forse sì, però è fatta tranquilli, ufficiale, no, non si capisce nulla, 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 nulla. Vediamo se arriva domani, dopodomani, domani, dopodomani. Già una settimana è passata, con l'Inter è sempre così. Speriamo arrivi veramente, perché di avere un difensore mezzo sconosciuto non ne ho voglia. Ne voglio uno di caratura internazionale, Pavard, quello giusto. Basta, deve arrivare lui. Quindi vittoria ottenuta, adesso voglio provare. Basta, basta. La settimana che voglio è questa. E poi si vede. Adesso, tra l'altro, Lukaku sembra quasi ufficiale da Roma. Bisogna ancora capire se farò poi un video a parte su questo e commenteremo poi sul calciomercato. E noi, prossimo appuntamento, sì, con novità di calciomercato sicuramente. Il classico Road to, prossimo con la Fiorentina in casa, mi raccomando. E classico gameplay, e poi adesso vediamo un po' se sto Pavard finalmente ci sarà questa ufficialità. Manca solo quello e poi siamo a posto. Speriamo in me. Comunque, forza Inter, ci vediamo prossimamente. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, statevi bene e buon proseguimento di settimana.